Ciao ragazzi, questo sarà un video un po' palloso, un po' pesante, in cui parlerò dell'INCI di un solare e di altre informazioni riguardanti questo solare e quindi chi non fosse interessato a sentire un lungo elenco di parole in latino vi consiglio di cambiare video. Niente, questo è un video su un solare della BioEarth. La BioEarth ha fatto una linea di solari che si chiama Sunline e comprende protezioni solari, lati solari, eccetera, eccetera. Io l'altro giorno sono stata in un negozio che si chiama Madre Natura Bio, è un negozio di Bellizzi che vende un po' di tutte queste marche di prodotti naturali e siccome mi serviva un solare, ho comprato questo qui. Scusate il riflesso dato dall'olio sparso su questa confezione. Si presenta così all'esterno, questa confezione con due lati blu e due lati bianchi. È un solare con protezione altissima e per altissima si intende con SPF maggiore di 50. E vi dicevo appunto, la BioEarth ha fatto questa linea di solari Sunline e ora vi leggerò delle cose che ho trovato su un blog di una ragazza che parla di prodotti cosmetici. E in pratica la BioEarth si è adeguata in anticipo ad una normativa che andrà in vigore dal 2013 che stabilisce appunto che dal 2013 i prodotti solari dovranno garantire un valore di SPF maggiore o pari a 6 ed una protezione UVA ed UVB con protezione minima UVA pari ad un terzo dei filtri totali. I prodotti con il solo filtro fisico, infatti, non possiedono queste caratteristiche, perciò non potranno essere più definiti solari a partire appunto dal 2013. La BioEarth, utilizza, sia filtri chimici che filtri fisici. Nello specifico utilizza l'ossido di zinco e il diossido di titanio, che sono filtri minerali che schermano i raggi solari, e poi utilizza il Tinasorb OMC e il Tinasorb M, che sono adatti anche alle pelli più sensibili. Rimangono stabili anche le alte temperature e garantiscono una schermatura completa sia da UVA che da UVB. Oltre ai filtri solari, inoltre i prodotti della Sunline hanno anche dei principi attivi che aumentano la protezione. Ora io non so quanto questi principi attivi possano aumentare la protezione di un solare, comunque sono presenti l'olio di licrisi o bio, le vitamine A ed E, olio vegetale di canapa e tante altre cosucce carine. Io mi sono fatta tutta l'analisi dell'INCI di questo prodotto, di questo solare, e molto buono, se non fosse per un pallino rosso che trovo al secondo posto. Allora, al primo posto troviamo l'acqua, e vabbè. Poi troviamo l'etilexil metoxicinnammate, scusate ma leggo come è scritto, che ha appunto un pallino rosso, però non so quanto un pallino rosso al secondo posto in un solare possa essere identificato come, oddio, scusato, identificato come negativo, nel senso che questo etilexil metoxicinnammate è comunque un filtro UV, quindi ce lo teniamo, voglio dire, perché questa funzione ci deve essere. Poi c'è glycerin, cioè che è un ingrediente denaturante come tante solvente, due pallini verdi, il decil o desil oleate, che è un emolliente, due pallini verdi, anzi anche questo era un pallino rosso, il bis etilexiloxifenol metoxifenil triazine, che è un condizionante cutaneo, assorbente UV e filtro UV, quindi nell'ambito dei filtri solari ci troviamo questi due ingredienti con un pallino rosso ciascuno. Poi acetil alcohol, che è un emolliente emulsionante, opacizzante, viscosizzante, due pallini verdi. Titanium dioxide, che è un opacizzante, due pallini verdi. Ceteril alcohol, emolliente emulsionante, stabilizzante, emulsione, opacizzante, viscosizzante, due pallini verdi. Sodium cetearate solfate, un pallino verde. Elicrisium angustifolium flower extract, due pallini verdi.
e Evianto Sandus, due pallini verdi, Cannabis sativa, Seed Oil, due pallini verdi, l'Aloe Barbadensis, la conosciamo tutti, emolliente, due pallini verdi, il Tocopheril acetate, due pallini verdi, Retil palmitate, due pallini verdi, Camellia sinensis, un pallino giallo, è comunque un vegetale, Urea antistatico mettante, due pallini verdi, Glutamic Acid, che è un antistatico mettante, due pallini verdi, Glucose, due pallini verdi, Panthenol, due pallini verdi, Benzyl Alcohol, un pallino giallo, Potassium Sorbate, un pallino verde, Tricum Vulgare, due pallini verdi, e Lactacid Acid, due pallini verdi, e infine PCA, che è un umettante, un pallino verde. Quindi la maggior parte degli ingredienti che compongono questo INCI hanno due pallini verdi, tranne due ingredienti con un pallino giallo ciascuno, che sono il Benzyl Alcohol, che è un conservante ed un solvente che credo siano abbastanza importanti, soprattutto il conservante per un solare, e quindi è un po' come dire non se ne può fare a meno, e la Camellia sinensis, che è un vegetale e un pallino giallo, e poi i due ingredienti da un pallino rosso ciascuno, che sono due filtri UV. Nonostante questi pallini antipatici, soprattutto i pallini rossi che troviamo in quantità abbastanza ingenti, perché all'inizio dell'INCI, di tutti gli ingredienti, quindi presenti in maggiore quantità nel prodotto, danno un pochettino fastidio. Però in quanto filtri, appunto, l'ennesima volta, per l'ennesima volta lo ripeto, molto probabilmente sono ingredienti che comunque sono indispensabili alla funzionalità del prodotto, e quindi ce li teniamo. La cosa bella di questo solare è che, non so se è dato dal fatto che contenga sia filtri fisici che chimici, l'antipatia, sappiamo che questi solari alla fine hanno una consistenza sgradevole, perché pesante, perché sbiancante sul viso o ingiallente a volte addirittura, e quindi si fatica a stenderlo e sono poco pratici. Magari quelli con protezione altissima si ha paura che, se non vengono stesi bene, la paranoia che si abbia poi un rossore o ad un'abbrondatura a chiazze. Con questo non credo ci sia questo tipo di problema. Oltre all'altissima protezione, poi a quella alta e a quella media di questa linea Sunline, si trovava anche il solare a protezione altissima, però waterproof. Ora, l'ho visto e mi ispirava, ma poi ho pensato che avrei avuto la paranoia che, essendoci scritto waterproof, ma facendo io un bagno, immergendomi a mare, avrei avuto la paranoia di ritornare sulla spiaggia e comunque ripassarlo. Quindi ho detto: tanto vale che non prendo quello waterproof, prendo quello normale, e ogni volta che risalgo da un bagno, me lo rimetto, voglio dire. Quindi, senza profumo, senza alcol, senza PEG, senza propilene glicol, senza parabeni, senza derivati dal petrolio e senza sostanze animali, che voglio dire ci fa piacere. Niente, questi sono 150 ml e la durata è di 12 mesi. Ve lo faccio vedere. Ha un costo di 17 euro, poi non so se può variare a seconda del negozio dove viene comprato. Si presenta così. E vi faccio vedere la consistenza. Al tubetto così, oh, ne ho messo troppo, sprecone. La consistenza è questa, vedete com'è, è meno densa e si stende meglio. L'odore non è piacevolissimo, però voglio dire, tornati dalla spiaggia ci laviamo, quindi non è questo il problema. Fa un po' di qualcosa di vegetale, sarà la presenza dell'olio di licrisio e di canapa. E niente ragazze, il video è finito, volevo parlarvi di questo solare perché volevo raccomandarvi di
proteggere sempre la pelle perché è importante, perché si evitano rossori, scottature, eritemi, eccetera, 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 che sono cose che fanno male alla pelle, ma soprattutto i cui effetti non riusciamo a vedere subito, ma si manifestano con il passare degli anni, ed io sinceramente non voglio ritrovarmi a 50, 60, 70, 80 anni con la pelle segnata dal sole. Cioè, voglio dire, se posso evitarlo, perché non evitarlo? Niente, io vi saluto, vi mando un bacione, grazie per aver visto fino a qui e alla prossima. Ciao!